Ciao e ben ritrovati su Giovani Autori. Lei su Instagram si definisce scribacchina a tempo perso e lettrice compulsiva. Vediamo un po' di chi si tratta. Si chiama Sara Lia Giordano, ha 33 anni ed è mamma della piccola Sofia. Vive in un paese del Veneto e lavora in ambito psichiatrico. Con questa intervista lei ci vuole raccontare la sua storia con la scrittura e io sono contenta di poter ospitare lei in questa rubrica perché ha fatto un'esperienza del tutto diversa che potrebbe essere anche un buon mezzo per voi per esplorare nuovi orizzonti. Vediamo un po' cosa ci racconta della sua scrittura, di come si pubblicizza e di come si fa leggere da altre persone. Ho sempre letto fin da bambina, poi in quinta elementare ho cominciato a sentire l'esigenza di provare a creare io stessa delle storie, per divertimento, e da lì non ho mai più smesso. Non ho mai fatto leggere a nessuno ciò che scrivevo, finché 3 anni fa ho scoperto Wattpad. Per chi non sapesse cos'è Wattpad, è una piattaforma online di scrittura in cui si possono pubblicare e leggere gratuitamente storie e racconti brevi. Inoltre funziona come social network, quindi tutti gli iscritti possono essere commentati e tu puoi leggere le storie che ci sono lasciando il tuo parere. Io non conosco bene questa piattaforma, ne ho sentito parlare, ma sicuramente, come dico sempre, uscire allo scoperto è importantissimo, farsi leggere è fondamentale per avere un riscontro. Questa rubrica Giovani Autori è pensata proprio per voi, proprio per tutti quelli che scrivono, proprio per tutti quelli che hanno voglia di farsi leggere, che sono arrivati ad una maturità letteraria e personale che permette di mettersi in gioco, che permette agli altri di fare dei commenti che non per forza devono essere positivi, ma che se negativi ci aiutano a migliorarci. Scrivere per lei è liberatorio. Le permette di sgombrare la mente e dare libero sfogo alle idee che le passano per la testa. Perché se vogliamo scrivere proprio questo, dare voce alle nostre emozioni, io lo dico sempre, Sara Lia fa leggere i suoi scritti a suo marito, che la sopporta e la supporta. E io credo che sia la persona giusta, il marito, il fidanzato, il compagno. Sicuramente è una persona che ti vuole molto bene, che ha molta pazienza e ti sopporta e supporta. Però questo è solo un primo passo, far leggere i nostri scritti alle persone più care, perché poi farli leggere alle altre persone, cioè agli addetti ai lavori o chi come te scrive, significa avere anche un parere più tecnico. E Sara Lia ci racconta anche questo. Ho avuto la fortuna di incontrare Erika Lenti, autrice che stimo e con cui sto scrivendo un romanzo a 4 mani. A lei mi rivolgo quando ho dubbi, oppure ho bisogno di incoraggiamento o necessito di un paio di occhi in più per la fase della revisione. Ecco, la fase della revisione è una fase fondamentale per tutti gli autori. Come dico sempre io, è importante far sedimentare il testo, ovvero lasciarlo lì un po' per conto suo e rileggerlo quando te ne sei un po' staccato, in maniera tale che non sei proprio dentro e riesci a vederlo in maniera più obiettiva. Se poi lo fai leggere a qualcuno che come te scrive, sicuramente puoi avere degli ottimi, ottimissimi consigli. Detto questo, spero che sia importante per voi questa intervista, che possa fungere da incoraggiamento
Io saluto Sara Lia Giordano, grazie, grazie mille per avermi rilasciato l'intervista e ci vediamo alla prossima puntata di Giovani Autori. Ciao da Anna e da Scriviamo Insieme. Postscriptum, questo bellissimo, stupendo cerchetto è stato comprato per beneficenza. In tutti i video di Giovani Autori mi troverete con questi stupendi cerchetti che sono di camomilla e che sostengono la ricerca contro il cancro.